Eccoci ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale Allora, questo è un video di aggiornamento per quanto riguarda la spia um, urea della mia Peugeot 208 ehm, Allora, avevo fatto già una prima parte del video a luglio, eh, dato che improvvisamente mi si è accesa questa spia eh, L'avevo portata in un'officina e avevamo visto che i flussi erano tutti regolari e si pensava che fosse solo da aggiornare il software della macchina per eh, resettare questa spia perché delle volte capita anche questo. La macchina ha circa 36.000 km e ha 6 anni quindi insomma ora nemmeno nuova ma nemmeno vecchia. E nulla. Allora ho portato eh, la macchina in Peugeot, e loro hanno fatto tutti i vari controlli e hanno constatato che eh, i problemi sono al serbatoio del liquido a di blu, quindi va sostituito, e anche all'iniettore. Sempre a di blu, e c'è una spesa che si va oltre le 1000 euro, ovvero 1000 euro più manodopera quindi una cosa insomma si starà parlando boh 1000 su 1000 secondo me su 1200 euro comunque poi i pezzi non sono nemmeno disponibili quindi mh, li ho ordinati ma non sono stati cambiati loro mi hanno solo fatto un uh, aggiornamento ora la spia si accende e non si accende per dire, se ora giro il quadro, faccio vedere la spia dell'urea che è da questa parte, vedete, non si accende, c'è la spia delle cinture, quella dell'alternatore e quella del motore, ma queste una volta messa a moto la macchina vanno via. E niente, però andando a giro, dopo un po' si accende la spia di malfunzionamento. E, e poi tra poco eh, dovrebbe venire fuori il countdown nel senso, è come mi è venuto fuori l'altra volta. Eh, quindi mi hanno detto di fare viaggi corti, semmai, ma di tenere se è possibile la macchina ferma in attesa della sostituzione. Purtroppo, secondo me, sono impianti, i primi impianti a D-Blue, quindi non sono, non sono stati testati a sufficienza. È una vera vergogna. Eh, se avete questo problema qui anche voi, o potrebbe essere un banale aggiornamento del software oppure un problema grave di questo calibro qui. Che vi devo dire? Eh, C'è poco da fare, eh, fate... Mh, insomma, se vi succede questa cosa portatela in concessionaria e, e vedete un po' quello che viene fuori. A me mi hanno fatto vedere tutte le foto, logicamente, del problema, e me l'hanno documentato tutto e, e niente, è andata così. Io vi ringrazio per la visione, mi raccomando seguitemi sempre sul canale e noi ci vediamo presto ai prossimi video, un saluto a tutti!